Dobbiamo rilassarci. Piedi paralleli a cavallo della linea di tiro, spalle rilassate all'altezza delle spalle. Quindi dobbiamo alzare l'arco all'altezza degli occhi, vedete, e in questo modo il braccio non è teso, la spalla è estesa, la mantengo estesa e posso rilasciare. Che muscoli ho utilizzato? Ma ho utilizzato i muscoli della spalla e i muscoli pettorali e dorsali alti. Vediamo un tiro che secondo me per l'arco nudo non è corretto, questo è un tiro più corretto che questo, adesso lo vediamo anche da un'altra angolazione. Ok, quindi il braccio deve essere rilassato. Questo braccio deve essere rilassato. Come posso allenarmi a mantenere rilassato il braccio? Posso tenerlo piegato in questo modo. Lo tengo piegato, vado in ancoraggio, perché se io vado in ancoraggio, faccio questo movimento, sono sicuro che non utilizzo i muscoli dell'avambraccio e non utilizzo il bicipite, ma utilizzo il muscolo deltoide e i muscoli più alti, petto e schiena. Ecco, possiamo anche tenerlo così e poi magari aprirlo leggermente, fare questi esercizi, in modo tale che poi io quando dovrò tirare, potrò tirare in questo modo. 1, 2, braccio disteso ma non bloccato e la freccia che parte.